Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico, infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai, chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio, e chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare. Va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegna il giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Avete inteso che fu detto, non commetterai adulterio? Ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti ha motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti ha motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. Fu pure detto, chi ripudia la propria moglie le dia l'atto di ripudio. Ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio, e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi, non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto né per il cielo perché è il trono di Dio, né per la terra perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme perché è la città del grande re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì, sì, no, no. Il di più viene dal maligno. In questo Vangelo, carissimi fratelli e sorelle, siamo invitati a leggere attraverso questo parlare per opposti, questo parlare per compimento che il Signore sta facendo, siamo proprio invitati ad entrare nella profondità della legge. Infatti Gesù dice che non è venuto per eliminare, per cancellare, ma è venuto per dare un significato profondo, per far riscoprire il significato profondo della legge ad ogni essere umano. Spiegare tutti questi comandamenti ovviamente fa vedere come si raggiunge la perfezione personale, l'equilibrio globale, ma oggi Gesù ci dà il segreto per fare questo. Il segreto è appunto rimettere Lui al centro e comprendere alla luce della Sua presenza ogni compimento di quella che è la legge. In poche parole il Signore ci dice: non basta l'osservanza vuota del comandamento, occorre entrare in questo tu per tu con me, occorre entrare in questa unione, in questa collaborazione forte con Dio che ci fanno porre in quel comandamento il sapore, il gusto, possiamo dire l'anima.
il comandamento senza la vicinanza con Dio, il comandamento fatto ma senza amore a Dio e senza il desiderio di partecipare al progetto di Dio, diventa un qualche cosa di vuoto. Il comandamento ricoperto poi di tanti discorsi, di tanti, se volete, compimenti diversi, di tante interpretazioni nuove, in qualche modo diventa un allontanare comunque Dio dalla verità, da quella verità. Allora questo parlare sì sì no no e questo fare le cose per Gesù e con Lui significa ritrovare il vero senso della legge. Come cristiani allora oggi noi vogliamo ascoltare questa parola e vogliamo chiedere al Signore di aiutarci a porla in atto, non perché vogliamo essere dei bravi osservatori di una legge, ma perché abbiamo capito che Lui è il regno di Dio, che la sua presenza nella nostra vita è viva e vogliamo realizzare con Lui questo modo nuovo di vivere il presente affinché l'umanità possa sempre avere un futuro. Buona domenica.